Posso? Amici di Potere Robotico, abbiamo qui, naturalmente c'è sempre in onda un crossover con il canale di Viper Toys, qui presente il posatore scasso. Grazie. Asso. Ma perché ci siamo trovati qua? Perché siamo andati al Modena Nerd e non c'era una minchia. Esatto. No, di cui voi tra l'altro, come anche noi, avete voluto filmare, proprio fare un video report sulla fiera, tanto era valevole da mostrare. No, non l'abbiamo fatto. Ma siamo qui a fare solo la recensione. Esatto. Se siamo andati proprio con quella cosa tra le gambe. Bravo. Esatto. E quindi io qui ho un soggetto, un transformerino, come ormai consuetudine quando c'è questo crossover con il canale di Viper. E ho preso questo, tanto ringraziamo la collaborazione che adesso si svolge anche con Show Z, che avrete visto. Bravo. Con l'impressione, la sovraimpressione sul lato e poi anche dovrebbe esserci tutto l'impaginazione iniziale. Va con bene. La scena iniziale cambiata e anche musica cambiata per la scena, tutto cambiato per questa sì. Vedendo il fegato del esatto, della stagione implode in esatto. Ma non è una cosa che poi mi cambia la vita. No, esatto. E per la prima volta recensirò un prodotto della X-Transbot, che era un po' che volevo cimentarmi verso questa azienda. Oh, e come mai? Perché fa dei soggetti che altre aziende non fanno. Oh, e volevo vedere se effettivamente, anche quando ho fatto altre recensioni di altre Transformer, avevo un po' denigrato questa ditta ed ero entrato in dissing con altri utenti. Devo dirmi che effettivamente avevano ragione, perché il primo che prodotto bestia che ho preso di questa ditta X-Transbot, devo dire che è di notevole qualità. No, allora confondo con un'altra, quello che lei l'aveva preso ed era rimasto scottato dalla qualità. Quella era la DX9. Era la DX9. Che anche lì secondo me va a modello. Va a modello, perché quello che io ce ne sono alcuni, ho avuto vari prodotti della DX9, tra i quali anche Anzo e un altro, però ultimamente quello del Menasor Montana si chiama, è stata una roba che si era un po' brutto. Anche la X-Transbot sta facendo il Menasor. Sì, ha già fatto uscire i primi 4, manca soltanto il pezzo centrale che è il camione, cosa che invece ha fatto uscire Fanstoy con così non si sono messi subito in diretta. Però adesso arriverà comunque la collisione. E mentre DX9 è per ora ferma nel nulla, forse l'aveva solo presentata. Sì, però ha fatto uscire soltanto. Comunque, non stiamo parlando né di Menasor né di X9 né di Fanstoy, ma stiamo parlando di X-Transbot. Tra l'altro, prima. E chi è questo qui? Questo è Windcharge. Il suo vero nome, sai che non me lo ricordo. Qui il suo nome falso è Boost. Non mi ricordo se era. Che in inglese vuol dire? Ah, in Italia? Mi sembra che in Italia era Mulo. Non lo so, nome. Non lo so. Mi sembra che fosse Mulo. Non lo so. Una macchinina così, beh, che strano. Tra l'altro, prima, che mi ero un po' infervorato sia con Asso che con lo straccione, mentre Viper conosce questo tipo di veicolo, e io ho detto, guardate ragazzi, che questa è una macchina abbastanza mitica, l'avete vista in varie, non vi dovete in una per questa serie cosa televisiva abbastanza famosa. Ripeta. La Nissan GTR. Lei invece cosa aveva detto? Io ho sparato quelle Magnum PI. Quelle Magnum PI, c'era una Ferrari, una 308 GTB. Ha detto una Nissan. Comunque lui si chiamava Lampo. Lampo, non Mulo. Che Mulo, un'auto così Mulo. Mulo, secondo me era quello verde e giallo. Sì, sì, è. No, quello era Cammello. No, ma anche Mulo era un tipo così. Faccia. Lei deve. No, da boh. Sul serio. Guarda, ci sono anche delle. Sono cazzo che non ma le vado a fare là dalle 70. No, io la filmerei, Esatto. No, beh, si fa. Le filmo davvero. No, ci sono. Cioè, ci sono le povere. Faccia. Guarda che le faccio. No, deve. Non ne faccio tante, però. Comunque, sa. Allora, stavamo dicendo che questa, che macchina è? Lo dica adesso Straccione. È quella di Kit, di Knight Rider, è supercar. C'è? Ovvero la Dodge 600 della Dodge. La Pontiac Trans Am, non ce la può fare. Non ce la può fare, porca troia. No, le macchine non le conosco. Ma prima gli abbiamo anche un discreto. Esatto. E comunque è in scala con le altre Generation 1. Ah sì? Masterpiece? Eh sì, con le altre. Sembrava un po' piccolina. Può essere che sia esile di larghezza, però come lunghezza siamo lì. Vi faccio vedere una gimmick.
dei fanali. Sono cose ficcanti, eh? Le portiere non si aprono. Una cosa che invece, mentre loro facevano un'altra recensione di un altro soggetto, un po' poco masculo, come veniva di, notavo che le. Come si chiamano questi qua? Gli specchietti retrovisori non hanno la piccola argentatura quella è una, un peccato. Qui vedete quel logo della casa automobilistica, è fatto così, non è proprio quello lì, no? Vabbè, fa niente, è una cosa giusto per vedete che qui ci sono questo piccolo dettaglio su queste luci di posizione, si possono definire, che comunque c'è questo dettaglietto qua, c'è una sbaffatura, il cofano non si apre, le portiere non si aprono, la macchina rolla benissimo, no, i campioni dai non ne sono fatti male, dettagliati, esatto, cioè, quindi vedete che l'alt mode secondo me è sarebbe uno di quei classici soggetti che secondo me sarebbe da lasciare in alt mode, probabilmente sì, probabilmente però, sì, è un po' piccolo, no? Non è tanto più grosse le altre, non ne ho prese super. Per me è un po' il G1 è un po' più. Cioè io l'avrei fatto un pelo. Altra chicca che di fedeltà bisogna fare vedere nelle macchine qui, proprio come c'ha la presa solo da un lato. Ok. Sì, come cose che. Beh, sa, uno parla poi della Pontiac, della Che l'hai messo qua. Chiaramente, cioè, uno conosce la forma di questo veicolo, anche la parte dietro del cofano con. Cioè, è fatta come deve essere fatta, appunto. È bella, no? Non ci sono. Cosa sa, sì? Sensei, che. Cosa mi dice su l'unico aspetto un po' a vederla così dal vivo? La verniciatura un po'. Sì, si vede dentro, però è plastica, non c'è la roba colorata. Sì, cioè, non mi sembra, cioè altri soggetti, ma più o meno mi sembra avessero una colorazione più viva, non dico da è un po' come però, a mostrare il vero e proprio. Adesso io non ricordo il G1 se aveva proprio questa colorazione, diciamo un po' sobria, come dire. È chiaro che ad esempio qua dove ci sono le parti nere rimangono molto spesso le ditate. Vabbè. Rimane l'impronta della ditata. È giusto comunque che ci sono i vetri trasparenti che fanno vedere e non vedere, esatto, meglio che coprire tutto con e tra l'altro nero. Se uno la solleva sente che c'è anche un po' di diecast, sì, un po' cioè, è una roba stiamo parlando comunque di un soggetto del costo di $59.99 spedito, che io lo definisco in quella posizione che per un soggetto del genere un po' borderline, perché alla fine conti fatti si parla di €55. Ora come ora, se parliamo di un Hound Masterpiece da cara che ce ne vogliono 150, e €55 per un G1 a cura, secondo me allora a quel punto, anche se secondo me è un filo caro, un filetto caro. Poi adesso vi faccio vedere il sotto, che si evince, come che si capisce che c'è un robot, c'è un robot qua, è chiaro che il sotto, tra l'altro se noi andiamo a anche il faccione, se le espone in alt mode la parte che non viene fuori, sì, no, ma è difficile, se poi dopo uno le va a esporre in alt mode occupano un casino di spazio, ma lui quando tra l'altro lui poi si va a trasformare in robot, è considerato tra i minibot, quindi ha un'altezza più o meno come quella di Bumblebee, un po' più piccola. Se deve essere in scala con quelli, allora è un minibot. Tra l'altro, qui vedete la scatola, secondo me è molto bella, però vedete che è terminata a metà, perché la X-Transbot ha fatto uscire un suo socio, lo stesso modello, però in colorazione bianca, che io non mi ricordo se fa parte dei cosiddetti G1, però ambedue si completano cioè completano l'uno, completa l'altro. Okay. Vedete poi qui X-Transbot Monster Mini Series, perché fa proprio parte dei mini... E lui è Warrior Boost, in realtà sarebbe Wind Charges, giusto quando l'hai andato a vedere, alias il nome è Lampo. Poi qui, cosa molto bella per noi che abbiamo apprezzato questi giocattoli da anni 80-90, c'era questo diagramma che uno metteva il suo... c'è il coso rosso? Non c'è il coso rosso, è una farlocata. Nei Mastermind Creation c'è il... non me lo dai. Però è chiaro che nel quel caso viene... concessa poi oltre a cose delle trasformazioni di questa la carta, che ce la fa vedere trasformato, okay. E dietro le caratteristiche, adesso ve le snocciolo, bravo, attenzione, forza 4, intelligenza 6, speed 8, endurance 4, rank 5, coraggio 9, firepower 7, abilità o skill 9. Però era un piccolo che si buttava e che si... Qui vedete poi tutto
libretto delle istruzioni, peraltro. Posso farle una domanda tendenziosa? Vabbè, colori un po' non di... colore a metà, diciamo. E qui mi fanno, mi scusi, qui nell'ultima pagina mi fanno vedere gli altri minibot che sono stati fatti, ossia la Jeepetta e le altre macchine. Questa è l'altra Pontiac, e poi queste qui non so se sono quelle del Manasor. Non credo. No, sai qual era questa qui? Era quello che noi abbiamo recensito dell'MMC. Grillo era. Benissimo. No. Era la Porsche 924. Porsche. Sì. Che era conosciuto come Cliff Jumper. Ok. Ah. Sì, l'abbiamo fatto. Posso fare una domanda tendenziosa, sensei? Se non è troppo. Ci provi. Ci provi, vediamo. Adesso che lei ha snocciolato, no? Questa è una recensione di Transformers. Sì. Io so già cosa. Adesso ci proviamo. Ma pensa che quindi. Ci proviamo. La recensiremo come un Transformer. Ci proviamo. Ah, va bene. Adesso vediamo un ma po'. In un anno secondo o in un anno secondo. No, beh, non sono in grado. Ecco. Perché l'ho visto un po' difficoltoso. Ma io pensavo che si era preparato a casa. No, assolutamente. Ma secondo lei? Va bene. Può fare gli impiegamenti. Ecco. Cari amici, c'è una abbiamo fatto una situazione drammatica. Mi stanno sbeffeggiando, io non ci salto fuori. Non siamo riusciti. Le gambe sono state un dramma. Quindi purtroppo vabbè, queste recensioni porteremo. No, portano rogna. Portano rogna, sì. E niente. Io proverò a posarlo ugualmente, giusto perché. Tanto per vedere come poteva essere. Ma non è. Come... Lei... Ma lo vedrete comunque. Certo, fra un anno secondo. Cioè, dopo questa. Dopo... Noi torniamo in studio. Ecco. No, e avrete il robot fatto. Ha un suo perché. Adesso loro mi stanno sbeffeggiando. La colpa è mia. Comunque. Sì, perché porta i Transformer e non è in grado che non li trasforma. Però no, ha detto che li trasforma. È già per No, questo lo finirà di trasformare, ha detto. Sì, qua ormai. Manca solo le gambe. Mancano solo le gambe. Con calma, adesso è già tardi. Perché volevamo dire delle parole su questo soggetto. Purtroppo. Diventa un robot. Non era brutto però, insomma. Sai che preferisco la parte. Vede che lei invece le piace più la parte robotica, ma sì. Per me sarebbe stato bello in ambedue le situazioni. Ma no, guarda che testa ha la macchinina. C'è la testa un po' squadratina. Da lampo. Sì. Testa un po'. No, la macchinina è molto meglio, scusate. Sì, sicuramente più. La dovete posare in macchina, basta. Ha una resa. Comunque ragazzi, tra un anno secondo lo vediamo trasformato. Ci saluteremo scusandoci più a dopo, più dopo. Salutiamo intanto i nostri amici, amici Viper e Asso. Trasformazione. Esatto, porterà un Dragon Ball. Esatto. Oh. Allora, ce l'ho fatta. Ce l'ha fatta. E in merito ad essere riuscito a trasformarlo, c'è un brindisi. Oh. Ma va a cagare te. Non è così facile, eh. Esatto, non è assolutamente così facile. E l'imprenditore è tu. Vabbè, ma lui è un piccolino. Allora, intanto salutiamo il nostro amico imprenditore che è venuto a trovarci e ha portato nel momento della trasformazione. E ha portato una bottiglia. E ha portato la bottiglia dal cinese. La faccia vedere. Ma no, sto facendo la pubblicità inutile. Va bene. E quindi senza Viper e senza Asso, ma con l'imprenditore siamo riusciti a trasformare sto coso. Sì. Diciamo che con calma e tranquillità devo dire che la parte inferiore dei piedi comunque è particolarmente rognosa. Sembra che ci abbia due moonboot. Sì, è un po'. Tra l'altro anche questa scelta qui dietro sembrano quasi alla rovescio. Felice, eh? Sì, sembra quasi alla rovescio, però. Infatti mi ero quasi domandato, ma ho fatto giusto? Poi sì, ho fatto giusto perché. C'è poche balle. C'è poche balle, sono così. Allora. All'imprenditore non piace, vabbè, lui è un. Allora c'è da dire una roba, aveva ragione Viper, forse è meglio macchina che robot. Ah, beh, meno male, no, ma anch'io lo sostenevo questa cosa. Sì. Ma perché è sfortunato nelle gambe proprio? Ma non era proprio bellino neanche di suo, sì, già no, all'origine. Non parte fortunato. No. Allora, volevo farvi vedere un attimino gli accessori oltre. Che poi possono essere utilizzabili. Sì, avevamo visto delle cose strane che non abbiamo. Beh, c'ha la pistolina, non è che poi abbia tante cose strane o particolari, ma ha una. Che cazzo è? Una.
un portatrucchi. Non lo so. Poi ha questa armetta applicabile. Puoi mettere sulla mano. Le mani. No, vedi che c'è proprio la. Ah, lo porta proprio. Lo porta. Copre, diciamo, la mano, però funge da. Fugge la pistola morbida. Sì. Che io naturalmente non riesco. Non riesce a mettere, naturalmente. Chiaro. Ecco qua. Oh, là. Con sagacia, vedete, che sembra quasi un'estensione del, sì, del braccio. Poi c'è invece la pistolina vera e propria, che è proprio una pistola, un cazzino. Sì. Basta. Ah no. E cosa c'è? C'è una faccia diversa. Infatti dicevo, ma secondo ah, me. Ah, c'è una faccia diversa. Secondo me. Eccola qua, che è una faccia nota, più da G1. No, ma sai cosa mi viene in mente vedendo questa faccia? Perché io sono andato a cercare su internet, per questa recensione, una foto di Lampo. Sì. Non è facilissimo trovarne. No, è un bel comprimario. Lui tra l'altro è uno comunque della stagione 1. È proprio uno dei, tra virgolette, imprescindibili. Me ne mancano ancora tre della stagione 1. E praticamente è saltata fuori un'immagine che sembrava quelle immagini che c'erano nelle vecchie confezioni dei Transformer nostri giocattoli, dove aveva effettivamente forse un muso di questo tipo. Vuole che sia una citazione al vecchio giocattolo? Mi viene da pensare di zì. Però non aspettiamo altro che gli insulti dei nostri. Anche le conferme. Le conferme. Che comunque stiamo collezionando belli insulti ultimamente. Vedo beh, che non sappiamo un cazzo. Vedo che. Beh, non è che gli altri sappiano tanto di più. Adesso non è che. C'è dei sensossi. Sì. Bene. O comunque delle bestie strane. Mm-hmm. Ma guardi, più strani di noi. Quindi, ragazzi, abbiamo il pesometro. E va bene. E quindi che in trasferta non avevamo. Che secondo me non. Quindi io l'ho fatta apposta a non saltarci fuori, proprio per utilizzare. È stato furbetto. Metta 101 grammi. Una minchia. Vabbè, ho capito, ma è uno sbordaccino. Sì, non che lo voglia difendere, però è proprio. E un po' di metallo lo si sente anche. Quindi adesso noi lo andremo a pagellare con il tombolone. Così ve lo vedete sia davanti che di dietro. Esatto, e soprattutto voti a caso. A cazzum. Come quelli che si merita. Esatto. Sì, va bene, dai, stai così. Va bene. Allora, prendiamo naturalmente penna vinta nell'uovo di Pasqua. Di un paio d'anni fa. Ragazzi, se ci volete inviare qualcosa, noi siamo qua. Allora. Impatto estetico. Figa. Non esageri, eh. No, però io penso anche all'alt mode. Non esageri. 6.5. Beh, se voglio esagerare, io esagero. Sì. Interviene anche lei, imprenditore. Materiali, 7. Vernice tua, secondo me è la sua unica cosa buona. Beh, anche l'alt mode, 8 comunque. Vabbè. Posabilità, 5. No, figa, cioè. No, un po' di più. No, cioè, vedete che è possibile fare tante gimmick. No, questo è posabile, cioè, cacchio. È possibile fargli fare anche queste pose da sciocchetto. Da sciocchetto, metterlo anche a 90. Guardate. E lo tiene anche la posizione. Tiene la posa a pecora? No. Forse vuole. Beh, se ci metti le mani davanti che si. Guarda. Ci sta. Guardate che posa a pecora tiene. Oh, quindi bellissimo. Bravo. Quindi posabilità secondo me è almeno da 7.5. Accessori. Adesso attrezziamola. Lo mette in modo dai. Civile? Sì, non umiliamolo troppo. Dato che dovremmo anche fare una recensione seria per Show Z, non. No, questa. No, è questa. È proprio questa. Questa è quella infame. E qua è dopo. Molto dopo.
E poi sono tutte serie. Esatto. Hanno una... Dunque, aspetti, perché sono già... Ah, figa, si è chiuso. Hanno una diversa serietà le nostre recensioni. Mm. Allora, accessori. Abbiamo visto, c'è una pistolina, un'altra pistolina, una faccetta. La card, dai, due è un po' troppo, tre cose ci sono. E tre sarà il voto sugli accessori. Trasformazione, un po' ostiosa. Eh beh, visto quello che abbiamo visto, sensei. Ma anche perché è colpa mia. Comunque, trasformazione 5. Confezione, peccato, è bella, ma è a metà, perché ci vorrebbe il suo socio, che è sold out. Sì, non è un granché, E poi ti richiama tanto il Giguano con questo. Ti danno il coso rosso. No, quello no. Vabbè. Quindi, per me, confezione 7. La Madonna. Incazzatura. Beh, un po' sì, visto, visto quello che abbiamo visto. L'incazzatura si ha. Un po' sudato, 6,5. Ogività, 4. Perché... Non serve una minchia. No, vabbè, è è un G1 ufficiale, Rapporto qualità-prezzo, $59,99 spedito a casa vostra. Che vuol dire quanti 55 euro. Per un 5 euro in più di una straccionata. 5 euro in più di una straccionata, sì. Per un prodotto non straccione, dalla fisionomia straccionesca. Un po' sì. Perché la qualità dei materiali comunque c'è tutta. Quindi, rapporto qualità-prezzo, gli do un 6,5. Giudizio finale, nonostante che se ne dica, io sono molto soddisfatto da questo primo prodotto della X-Transbot e sicuramente ne prenderò degli altri, perché mi ha convinto appieno. E quali sono gli altri? Loro sono molto bravi sugli altri minibot. Quindi tipo anche Maggiolino? No, allora loro non l'hanno fatto. Hanno fatto Cliff Jumper, che però io ho preso la versione della Mastermind, che era Grillo. Adesso lei non so se si ricorda quella Dun Buggy, che si chiamava Pulse in italiano. Dovrebbe andare. Era blu? Sì. Allora forse mi ricordo. Che loro la chiamano Arcos, come il nome che gli ha dato l'X-Transbot. E qualitativamente sembra assai buona anche quella. Non da meno, ci sono della X-Transbot, hanno fatto anche il Manasaur. Ok. Che non è male come qualità e complesso. Vabbè. Però deve ancora uscire il quinto elemento del monolith, che sarebbe il Manasaur della X-Transbot. Adesso ne parliamo. Giudizio finale, comunque per me è un 7. Promosso a pieni voti. Link in descrizione sotto. Mosche che rompi coglioni. Esatto, e grazie John. E grazie Show Z per questo prodotto. Salutando, scusa, lei vuole dire qualcosa? No. Non lo so, non devo dire. Salutiamo l'imprenditore. Sto guardando, no, mi dà fastidio. Ma la capisco, Niente, salutando, scusa, alla prossima recensione di merda. Certo. Aspetta.